Tutti i cambiamenti, anche i più attesi, hanno la loro malinconia, perché ciò che lasciano dietro di noi è parte di noi stessi. Dobbiamo morire in una vita prima di poter entrare in un'altra. Amici sportivi, benvenuti qui al Pala Quaresima di Cingoli per il recupero della 18ª giornata di Serie A Beretta femminile di pallamano. Una partita tra la Santarelli Cingoli e il Brizen. Una partita che sarà anche un po' speciale per la numero 7 della Santarelli, ovvero Cristina Leonardon, dato che ha annunciato il suo ritiro dalla pallamano giocata e quella di oggi è la sua ultima partita in casa. Abbiamo con noi Mirko Mazzieri. Mirko, commentaci questa sfida. Eh sì, una sfida che oramai serve ad onorare l'impegno. Speriamo di portare a termine questa stagione nel migliore dei modi. Abbiamo, oltre a questo recupero, gli altri due: 1° maggio a Padova con Cellini Padova e poi l'8 maggio concluderemo a Nuoro. Questa stagione un po' sfortunata. Sì, sarà l'ultima partita in casa per Cristina Leonardon. Cristina è un po', rappresenta un po' la bandiera dell'attuale pallamano femminile. Cristina ha preso questa decisione di smettere di appendere le cosiddette scarpette al chiodo dopo ben 19 stagioni giocate sempre tra la 2 e la 1. Cristina ha iniziato a far parte della prima squadra femminile in A2 nella stagione 2002-2003, non ancora 14enne. Ha disputato 5 stagioni consecutive fino al 2006-2007, poi si è trasferita per 3 stagioni all'Ariosto Ferrara, quindi una stagione al Vigasio, poi le 3 stagioni con la futura Roma, con il progetto futura della nazionale 2011-12, 12-13 e 13-14. Nell'ultima stagione Cristina ha anche portato a termine il corso degli studi, cioè si è laureata, no? Infatti in giurisprudenza, no? Per noi è l'avvocato, e per poi ritornare ha fatto questa scelta dovuta al lavoro, e quindi si è ritrasferita a Cingoli, con la quale ha fatto 7 stagioni consecutive, con questa quindi 12 le stagioni con il Cingoli e 7 stagioni fuori. E ad oggi per Cristina un po', ecco, un giorno particolare, 220 presenze, e con quella di oggi in maglia del Cingoli, in quella di oggi è la 221. A te, Giacomo. Intanto è cominciata la partita con una parata di Monica Brunster su un tiro, penso di Mariniello, ma non vorrei andare errato. Cingoli che attacca in maglia nera dalla destra verso sinistra, mentre Brizen in maglia bianca attacca da sinistra verso destra. Fallo, 9 metri in favore della Santarelli. Cipolloni torna da Torelli prova a smarcarsi, compie fallo e allora può ripartire Brizen in profondità. Proster verso la numero 77, Vicoler, Maurerberger, Durmwalder, ancora il possesso del Brinzen, squadra tutta, quasi tutta altoatesina, con l'eccezione di Giada Babbo. Intanto la grande parata di Ilenia Battenti sul tiro di Vicoler, allora partire la Santarelli. Cipolloni va da Torelli, prova il tiro, la parata di Proster. 1 minuto 44 secondi, sempre sullo 0-0 qui il parziale, qui al Pala Quaresima di Cingoli. Durmwalder, Maurerger prova per il pivot, Vicoler, ma c'è un fallo della difesa. Cingoli, partita molto aggressiva, allora può ripartire Durmwalder,
verso la numero 8, Eder, Maurerger, Dunvalder, ancora Dunvalder, Vicoler, Eder, cambia tutto, sbaglia il controllo la giocatrice numero 18, Not Durfter, ancora Britzen in possesso, qui Eder ora va a fare tutto da sola ma viene bloccata dal fallo, allora può ripartire Vicoler, Dunvalder, il palleggio va da Eder, la palla finisce fuori, allora può ripartire la Santarelli. Britzen già sicuro di disputare i playoff, non sa se partire dal terzo o dal quarto posto. Cipolloni torna da Torelli, Torelli per Chiara Bartolucci, Brunella Iudica che nella scorsa partita a Erice sabato ha segnato 10 gol. Lenardon verso Cipolloni che prova il tiro, la palla parata da Pruster ma c'è un fallo, resta a terra Cipolloni ma pronta a ripartire, bella parata sul tiro della numero 17 della Santarelli. Torelli, Cipolloni, ancora Torelli, Iudica, Torelli, Cipolloni, Torelli, ancora per Cipolloni, Torelli, Cipolloni, finta, passaggio verso Lenardon, braccata e quindi 9 metri in favore della Santarelli con Caterina Mariniello verso Lenardon, prova a smarcarsi, un altro fallo di Not Durfter e arriva il cartellino giallo per la numero 18, Barbara Not Durfter. Scusateci se sbagliamo a pronunciare qualche nome, ma c'è la difficoltà linguistica oggi. Il tiro di Sofia Cipolloni che porta in vantaggio la Santarelli, 1-0. Sofia Cipolloni segna il primo gol della partita in favore della Santarelli. Dall'altra parte un gran gol della numero 9, Durnwalder, che pareggia i conti. Siamo allora sull'1-1. Riparte la Santarelli con Torelli, Iudica, Torelli, Cipolloni, Torelli torna ancora da Iudica, Torelli lascia Mariniello pivot, torna da Iudica, ancora Cipolloni che in mezzo, prova la finta, torna da Iudica, Iudica si coordina e mette a segno il secondo gol dell'incontro, 2-1. Riparte Britzen subito in profondità, prova a fare tutto da solo la numero 25 Giada Babbo e c'è il cartellino giallo per Chiara Bartolucci. Assente oggi per, non è quantomeno schierata dal primo minuto, Roberta Velieri, mister Analla gli ha preferito Chiara Bartolucci. Prova Durnwalder, il tiro per Vicoler, la parata di battenti ma c'è il fallo e quindi il 7 metri. Andrà Giada Babbo, seconda migliore marcatrice del campionato. Il gol di Giada Babbo, 2 pari. Quando sono passati 5 minuti e 50 secondi. Buon inizio di partita da parte della Santarelli, che si è dimostrata aggressiva. Torelli, Iudica, ancora Torelli, Cipolloni, Torelli, va da Iudica. Il tiro finisce fuori e allora per divertire il Britzen che ha l'opportunità per passare in vantaggio con questo attacco. Eder, Dunvalder, Marberger. Dunvalder prova il tiro, la palla finisce fuori. Tanti errori da parte delle alto tesine in questo inizio di partita. Cipolloni, la finta, il passaggio per Iudica. Ancora per Cipolloni. Cipolloni torna da Torelli. Cipolloni, Torelli, Iudica. Ancora Torelli, Iudica, Torelli, Cipolloni. Torna da Jessica Torelli. Ancora il palleggio continuato da parte della Santarelli. Adesso c'è Mariniello, Iudica, Cipolloni in mezzo, il tiro, c'è il muro di Eder e allora può ripartire Pruster, prova a servire Nordufer ma la palla finisce fuori e allora può ripartire la Santarelli. Iudica, Chiara Bartolucci, Iudica,
in mezzo dove c'è Torelli, smista verso Cipolloni, ancora Torelli, chiamato lo schema, Torelli, Cipolloni, ancora Torelli, Giudica, Torelli per Mariniello, Mariniello per Giudica, allora Cipolloni, Giudica, Chiara Bartolucci che viene atterrata ma non c'è il fallo, recupera Brunella Giudica, allora poi Cipolloni può ripartire a campo aperto, vede Jessica Torelli, corridoio ma c'è il fallo, il 7 metri in favore della Santarelli per il fallo da parte della numero 8 Eder è stata ammonita per una trattenuta. Cristina Lenardon andrà al primo 7 metri in favore della Santarelli della partita. Due grandi della pallamano a confronto, Lenardon e Pruster, e c'è il palo di Cristina Lenardon. E allora può ripartire la squadra altoatesina. Maru Herber, Durnwalder, Eder, Durnwalder, Maru Herber, Durnwalder, Eder, ancora Durnwalder, gli sfugge il pallone, lo recupera la sua compagna, ancora Marberger, Eder, Durnwalder, prova a trovare il corridoio, ma fa fallo, sfondo, e allora può ripartire la Santarelli con Torelli, Cipolloni, Torelli, il palleggio, Giudica, Cipolloni, Giudica, il tiro fuori, si resta sul 2-2 dopo 8 minuti, si sbaglia tanto in questa fase, le squadre non riescono a segnare, vediamo, Eder in palleggio, prova per Babbo, c'è il fallo addirittura della numero 8, e allora può ripartire la Santarelli con Giudica verso Torelli, Torelli per Cipolloni, Cipolloni in palleggio, prova con una girella, subisce fallo e allora può ripartire Caterina Mariniello dai 9 metri, Torelli, torna da Cipolloni, Torelli, Giudica, ancora Torelli, Cipolloni, Torelli, Cipolloni, il palleggio, passaggio verso Giudica, Chiara Bartolucci, Giudica, torna da Cipolloni, Cipolloni torna indietro, evita il fallo, Cipolloni passivo, adesso la Santarelli si deve sbrigare, Giudica, si bagna, il fallo da parte della numero 8 Eder, Cipolloni prova il tiro, entra la palla ed è 3-2, stiamo avvicinando al decimo minuto, Cingoli in vantaggio, secondo gol personale da parte di Sofia Cipolloni, Cingoli ancora in vantaggio, 3-2. Durnwalder prova a fare tutto da sola e subisce fallo per la resistenza di Mariniello e Lenardon. Allora riparte Eder, Durnwalder, Eder, Durnwalder, Maur Herbiger, Durnwalder, Maur Herbiger, ancora Durnwalder, passaggio per Eder, già da Babbo, una finta, torna ad Eder, Durnwalder prova a sfondare e si bagna al 9 metri. Resiste la Santarelli, non riesce per ora a sfondare il Britzen. Marberger, Durnwalder, Eder, ancora Durnwalder, passivo per il Britzen. Durnwalder per Eder, Eder trova dall'altra parte una compagna, Marberger. Il tiro di Eder, battenti para. Allora può ripartire l'errore e Babbo non perdona. Battenti ha rimesso un po' frettolosamente, già da Babbo ha solo spinto il pallone in rete, peccato perché poteva essere un'occasione per il più 2 della squadra di casa, e invece pareggio 3-3 all'undicesimo. Torelli, Giudica, Torelli, Cipolloni, Torelli per Giudica, Cipolloni, va Torelli, il tiro, subisce fallo ma non viene ravvisata nessuna infrazione, allora può ripartire già da Babbo, resiste, si guadagna il 9 metri, Durnwalder, Marberger, Marberger, Durnwalder, Eder, Durnwalder, Marberger, passaggio verso la compagna, il gol della numero 18 Nockluster, vantaggio della squadra ospite al 12° minuto.
Riparte la Santarelli. Torelli giudica. Torelli, Mariniello giudica. Ciballoni giudica. Ciballoni trattenuta, e allora si può partire dal 9 metri. Mariniello, Ciballoni, Torelli giudica, ancora per Torelli, torna da Ciballoni. Torelli, Ciballoni, ancora per Torelli, giudica, prova a smarcarsi, vede Sofia Ciballoni, il corridoio, atterrata, 9 metri in favore della Santarelli, che comunque resta in avanti. Mariniello, Ciballoni, Lenardon prova a resistere, c'è una trattenuta evidente ma l'arbitro non fischia nulla, passivo. Torelli per Ciballoni, Ciballoni il passaggio verso Lenardon, la difesa è attenta, poi c'è Giudica, torna da Ciballoni, Torelli Giudica, ma terminati i passaggi e quindi si riparte. Il Brizen subito con Giada Babbo in contropiede, il passaggio verso Vicoler, ma c'è battenti, ma c'è un fallo. 2 minuti per Caterina Mariniello, aveva fatto una grande parata in area battenti su Vicoler, ma purtroppo non è bastata. E allora 7 metri in favore del Brizan e inferiorità numerica momentanea per la Santarelli per i 2 minuti di Mariniello. Fischio. Giada Babbo non perdona e segna il 5-3. Da potenziale 4-2 siamo passati al 3-5. Terzo gol dell'incontro per Giada Babbo. Torelli giudica. Torna da Torelli. Torelli per Ciballoni. Ciballoni per Torelli. Finta. Torna indietro da Ciballoni. Ancora Torelli. Giudica. Smarca bene, lascia Torelli, poi c'è Ciballoni che deve tornare indietro per Torelli, prova a sfondare e guadagna il 9 metri. Va a batterlo Chiara Bartolucci. Torelli, Ciballoni, Lenardon in palleggio. Finta, il passaggio verso Torelli. Giudica, prova il tiro fintato. Poi Monica Pruster compie una grande parata, anche se c'è stata la deviazione, quindi angolo. Bella parata dell'estremo difensore Alto Atesino. Giudica per Torelli, trova il corridoio, ma c'è Pruster e si guadagna il 7 metri. 7 metri in favore della Santarelli e c'è un 2 minuti per Durwalder. Si ristabilisce quindi la parità numerica. Va ancora Lenardon dai 7 metri. Va a battere giocatrice numero 7 della Santarelli. E sono 91 i gol in stagione per Cristina Lenardon in questo momento. 4-5. Accorcia le distanze della squadra di casa. Ancora Verizzen con Giada Babbo. Passaggio per Maurberger. Ancora Giada Babbo insiste, riesce a trovare un gran gol. Ha fatto praticamente tutto da sola e ha trovato il gol del 4-6. Praticamente indisturbata. Ciballoni, Torelli, Velieri è entrata in campo nel frattempo, Chiara Bartolucci ancora per Velieri, Torelli, Ciballoni trova il corridoio, viene atterrata e guadagna un altro 7 metri. Brava qui Sofia Ciballoni a imbeccare l'occasione giusta per guadagnarsi il fallo. Vale Nardon. Ed è gol, 5-6, secondo gol consecutivo di
Cristina Lenardon, che quindi porta a 92 il score stagionale, quindi vicina alla tripla cifra. Time out chiesto dall'allenatore del Brizen, e quindi siamo sul 5-6. In presentazione di partita non abbiamo dato le formazioni, adesso abbiamo occasione per rinnovarvele adesso. Cingoli che scende in campo con il numero 3 Sara Bartolucci, numero 14 Chiara Bartolucci, numero 16 Lenia Battenti, numero 4 Eva Cappelli, numero 6 Chiara Ciattaglia, numero 17 Sofia Cipolloni, numero 18 Francesca Cristalli, numero 1 Margherita Danti, numero 22 Alice Gianpartolomei, numero 7 Cristina Lenardon, numero 20 Caterina Mariniello, numero 10 Jessica Torelli, numero 8 Roberta Velieri e la numero 24 Brunella Iudica. Allenatore José Nicola Sanalla, in panchina Giuseppe Bartolucci. Dall'altra parte risponde il Brizen con Nadia Abfalter, Giada Babbo, sì, con il 25, Abfalter ne aveva l'11, 79 Siria Callegari, numero 9 Stephanie Durnwalder, numero 8 Andrea Eder, numero 7 Margareta Gutwenger, numero 15 Sara Maurberger, numero 18 Barbara Notdurfer, numero 21 Melanie Perthaler, numero 16 Monica Prunster, numero 38 Marlies Ravanser, numero 77 Vicky Vicoler, allenatore Hubert Nössing. Arbitrano i signori Passeri e Rinaldi. È ripartito il gioco e l'infrazione, e quindi può ripartire Cingoli con Torelli. Cipolloni, Torelli, va da Velieri, Cipolloni, Torelli, ancora per Cipolloni, Torelli, Velieri, torna da Torelli, Cipolloni, Torelli, Cipolloni, prova a fare da sola, sbaglia il passaggio ma recupera Chiara Bartolucci, Roberta Velieri, in palleggio, torna da Cipolloni, Torelli, Cipolloni, prova il tiro, il pareggio della Santarelli, 6-6, ci pensa Sofia Cipolloni a riportare in parità la sfida. Dall'altra parte c'è la Babbo, risponde il passaggio per Durnwalder, il tiro, torna avanti con Durnwalder, la squadra ospite, 6-7, ma comunque Cingoli è lì attaccata, non si è fatta intimorire dal meno 2 e è riuscita addirittura a portarsi sul 6-6 prima del gol del 7-6. Mirko, dacci un tuo parere su questo inizio di partita, mentre Nico Nalla ha chiamato il time out. Ma ho visto un Cingoli molto motivato, che è aggrappato alla partita, siamo quasi in parità, viste le ragazze molto determinate, una partita che è importante soprattutto per il Brixen, perché l'eventuale successo qui a Cingoli gli garantirebbe il terzo posto, con il quale in semifinale andrebbe a sfidare lo terzo, altrimenti piazzamento arriveranno al quarto posto per sfidare in semifinale il Salerno. Cingoli oramai lo sapete già retrocesso, però ho visto un Cingoli che sta onorando l'impegno al meglio, e speriamo di vedere una buona partita fino alla fine. Grazie Mirko. Sì, si è visto veramente un bel Cingoli in questo inizio di partita. Ancora 13 minuti prima della sirena che chiuderà il primo tempo. Sara Bartolucci appena entrata in campo. Cipolloni, Velieri, ancora Cipolloni, è uscita Brunella Iudica. Lenardon, torna da Cipolloni, il palleggio. Ancora per Sara Bartolucci, si coordina ma c'è stata una deviazione, quindi Prunster è riuscita a parare. Dall'altra parte c'è Nordufter, palo di Nordufter che grazie a Battenti. Allora può ripartire la Santarelli dall'altra parte, subito in velocità. Cipolloni, Velieri sbaglia, allora può ripartire in profondità verso Giada Babbo. Giada Babbo non sbaglia, 8-6. Più due ancora del Brizen, con la giocatrice che ha segnato più rete in campionato per la formazione di Nössing. Allora può ripartire la Santarelli con Cipolloni, Sara Bartolucci, Cipolloni, Sara Bartolucci,
Torna da Velieri. Bartolucci, Cipolloni, Lenardon. Prova il tiro, fuori. Peccato, era una bella occasione. Dall'altra parte c'è Nordulfer, che finisce però fuori. È uscita dal campo anche Jessica Torelli. Quindi Cingoli che sta attaccando, ma sbaglia Sofia Cipolloni. E allora c'è da Babbo in profondità, punisce e segna il 9-6. Ha subito adesso un parziale di 0-3 la squadra di Anhalla, complice qualche scelta sbagliata da parte delle giocatrici in maglia nera, ma ancora c'è tempo per poter ritornare sotto. Sara Bartolucci, Cipolloni, Velieri, il tiro, la sassata vincente, 7-9. Cingoli si riporta sotto a meno 2 con la rete di Loberta Velieri. Gran gol. Può ripartire i Britzen. Durvalder, Eder verso Giada Babbo. Eder, Durvalder, Marberger, Durvalder, torna da Eder, Marberger, Babbo. La finta, il passaggio per Eder, finisce fuori. 10 minuti al termine, sempre Santarelli Cingoli 7, 9 Britzen. Cipolloni, prova per Marinello, ma c'è la deviazione di Durvalder che indica la strada verso Nordufter. Para Battenti, grande parata di Battenti sul tiro di Nordufter. Bellissima questa deviazione da parte della numero 16 della Santarelli, classe 1995. Veterana della squadra, Cipolloni, Velieri, torna da Cipolloni, Sara Bartolucci, ancora per Cipolloni, Velieri, torna da Sara Bartolucci, Cipolloni, torna da Bartolucci, Marinello non riesce a prenderla e poi Roberta Velieri con un colpo di reni riesce a trovare il pallonetto vincente che beffa Monica Brewster ed è 8-9. Buono l'ingresso in partita di Roberta Velieri, che riporta a meno 1 la Santarelli dopo il break di 0-3 del Britzen. Ora c'è un mini break di 2-0 da parte delle cingolane. Durvalder, Marberger, Durvalder, Eder, Marberger si smarca facilmente ma la mette al lato. Esitazione dei direttori di gara e poi c'è il 7 metri attribuito per il fallo di Roberta Velieri. Ci hanno pensato un attimo e poi hanno attribuito il penalty. Andrà a batterlo Giada Babbo contro Ilenia Battenti. Finta, doppia finta ed è gol. 8-10, ancora Giada Babbo. A 8 minuti dalla fine del primo tempo. Velieri qui compie infrazione e allora può ripartire il Britzen con Prunster. Da qualche situazione va da Durvalder, Marberger trova il corridoio, atterrata 9 metri, resiste la difesa. Marberger, Babbo, il palleggio, Durvalder, Marberger, Durvalder, Eder, Babbo, Durvalder, Marberger, ancora Virgiola Babbo, il sottomano, 8-11. Si riporta più 3 ed è già la Babbo la trascinatrice della squadra altoatesina. Cipolloni dall'altra parte verso Marinello, viene atterrata e allora c'è il fallo. Cingoli si era riportata, abbiamo detto, sul meno 1, poi due gol di già la Babbo, uno dai 7 metri, l'altro con un grande sottomano, hanno permesso all'altoatesina di riportarsi a più 3. Lenardon in palleggio, prova l'uno contro uno con il tiro beffardo che entra in rete. Grande giocata da parte di Cristina Lenardon, terza rete della partita per lei. Dall'altra parte Britzen non fa riposare, si riporta avanti con Durvalder che prova il tiro ma finisce fuori. Era un altro errore da parte del Britzen che da qualche minuto era sembrato infallibile in attacco, e allora riparte la Santarelli con Cipolloni,
Sara Bartolucci, Cipolloni, Velieri, Cipolloni in palleggio, va da Mariniello, Mariniello per Sara Bartolucci, Velieri, Sara Bartolucci, il palleggio, prova per Mariniello ma un po' trattenuta e non riesce ad arrivare sulla sfera. Nordufter il tiro, più tre, ancora Nordufter mette dentro il gol del 9-12. Anche se onestamente forse c'era un fallo in favore della Santarelli su Caterina Mariniello, non ravvisato però da Passeri e Rinaldi. Ciattaia entra in campo a posto di Caterina Mariniello, quindi Lenardon andrà a pivot, sarà Bartolucci, Velieri per Bartolucci, il tiro, Pruster, grande parata. Riparte il Britzen con Nordwalder, Maurberger prova per Vicoler ed è più 4, gol di Vicoler che vale il 9-13. Riparte la Santarelli a 5 minuti dalla fine sotto di 4 reti. Sara Bartolucci, Cipolloni, Roberta Velieri, torna da Sofia Cipolloni che adesso è in posizione di centrale, Lenardon torna da Velieri, il palleggio, c'è il fallo di piede da parte di Eder. Riparte il 9 metri la Santarelli con Velieri, Sara Bartolucci, passaggio per Cipolloni, prova per Lenardon, nulla di fatto, può ripartire il Britzen, passaggio verso Giada Babbo che segna il più 5, 9-14, gran lancio di Monica Brewster e Giada Babbo ha infilato il più 5, 9-14, fase di stanca per la Santarelli che non riesce più in questo momento a mettere un pallone in rete. Vediamo, Sara Bartolucci torna da Cipolloni, si coordina e tira, ancora Brewster, ennesima parata, nulla di fatto, si resta sul meno 5. Dopo il meno 1 c'è stato questo nuovo break di 3-0, già da Babbo trova questa volta Battenti, bella la finta di Babbo ma Battenti risponde a tono. Parte da Santarelli con Lenardon verso Velieri, Velieri si ferma, torna da Cipolloni, sarà Bartolucci, Cipolloni, Velieri, Cipolloni, ancora per Velieri, Cipolloni, Lenardon, Velieri, Bartolucci, Velieri, passaggio per Sara Bartolucci, fa partire una sassata, Cingoli torna a meno 4 con un gran gol della sua numero 3. Questa volta Brewster non è riuscita a respingere il tentativo da parte di Sara Bartolucci ed è 10-14, meno 4. Si avvicina Cingoli. Eder, Maurberger trova il corridoio e la porta, 10-15, Maurberger. Maurberger più 5 della squadra altoatesina in maglia bianca con inserti verdi e pantaloncini verdi. Cipolloni, Lenardon subisce fallo da Eder e allora può ripartire dai 9 metri. Velieri, Sara Bartolucci, ancora per Velieri, Bartolucci, Cipolloni, il tiro di Ciattaia, c'era Ciattaia, 11-15, torna a segnare anche la pala quaresima la numero 6 di casa, a lungo afflitta da un problema fisico che l'ha costretta a saltare tante gare in questa partita. Dall'altra parte c'è la numero 77 Vicoler che riporta a più 5 le ospite. Vicoler riparte adesso la Santarelli, Cipolloni, Sara Bartolucci, ancora per Cipolloni, Velieri trova il corridoio vincente, gran gol anche questo, 12-16, Roberta Velieri
terzo gol personale. Dall'altra parte c'è Babbo pericolosissima per Eder che trova il corridoio. Ma attenti, attenta. E allora può ripartire la squadra di casa con Sara Bartolucci. Passaggio subito per Cipolloni che subisce fallo, ma dà il vantaggio il direttore di gara. Cipolloni, Sara Bartolucci. C'è taglia, ancora Sara Bartolucci. Cipolloni, Sara Bartolucci. Prova a fare da sola, parata di Pruster, ma subisce fallo. Sara Bartolucci, quindi 9 metri. Ultimi 36 secondi. Prima della fine del primo tempo, Cipolloni. Ultimo attacco quindi per la Santarelli. Cipolloni rischia di farsi prendere il pallone, ma c'è il fallo. Allora può ripartire Lenardon. Cipolloni, 20 secondi. Sara Bartolucci, Velieri, ancora per Sara Bartolucci. Finta di passaggio, la lascia a Lenardon. Lenardon che sotto passivo prova il tiro, ma finisce fuori. Ultima azione per il Brizen con Monica Brewster. Vede subito Eder. Durvalder. Passaggio per Maurberger che prova a conquistare il pallo, ma c'è la sirena. Ci sarà un tiro franco. Tiro franco in favore di Brizen prima della conclusione di questo primo tempo. Vediamo cosa faranno le giocatrici. Le giocatrici ospiti. Sarà Not Durfter a batterlo. Vediamo. Nulla di fatto. Finisce qui il primo tempo sul 12-16 in favore delle ospiti, quindi Santarelli Cingoli in svantaggio sul Brizen di 4 reti. Ci risentiamo tra una decina di minuti per la ripresa. Buono con Nicoletta, no? Nicoletta Marchesiani, no? E ti ho mandato foto, ho detto che c'era, io ho detto che c'era nebbia, cosa? Nicoletta ha detto, ma è fumata cingola, è bella su quest'anno. Sì, ha detto che mi dice sempre, io so De Gingo, bello tanto. Ma essa è piccola, ma essa è del 99, ma è una delle più forti, ha rotto ginocchio. Ma è superata un mese e mezzo fa. È brava, è qui, le manca tanto, le dice tanto. E a mo' essa stanno finita. E se a mo' vince con noi, via terzi,
deve fare i playoff, fa Salerno prima, Gondo quarta e Rigelli siciliani, Trapani, e loro terzi, Gondo terzo che è secondi, però Goverso li ha buffati, però questa sta gioca a generale terzino, eh. Lui mi ha risposto così, ha fatto 10 volte. Niente.
Bentornati qui al Pala Quaresima per il secondo tempo della partita tra Sant'Andrea di Cincoli e Brizen. Il primo tempo è terminato 16-12. Inizia adesso la ripresa con il Brizen in maglia bianca, che attaccherà dalla sinistra, dalla destra verso sinistra, mentre la Sant'Andrea di Cincoli in maglia nera attaccherà dalla destra verso sinistra, dalla sinistra verso destra, scusate. Allora riparte Santarelli con Velieri. Velieri va da Cipolloni, palo. Peccato. Palo di Sofia Cipolloni. Riparte la squadra ospite con Giada Babbo, Durvalder. Passaggio verso la numero 18, che segna il gol del 17, ovvero Norddufter. 12-17. Parte ancora Santarelli, Cipolloni, sarà Bartolucci per Velieri, prova a fare da sola e c'è il fallo. Riparte la Santarelli con Cipolloni, Velieri, sarà Bartolucci, la finta, torna da Velieri, Cipolloni, Velieri, sarà Bartolucci. Sara Bartolucci, fallo, e allora riparte la Santarelli con il possesso. Sara Bartolucci, Velieri, Cipolloni, Velieri verso Sara Bartolucci, passaggio per Lenardon, Cristina Lenardon. 13-17, quarto gol della partita per la numero 7, ricordiamolo, ultima partita in casa prima del ritiro per lei. Qui c'è un fallo da parte del Brizen, sfondo del Brizen, allora riparte la squadra di casa. Velieri, Cipolloni, Bartolucci, torna da Cipolloni, Velieri, Chiara Bartolucci, torna da Cipolloni, Velieri per Bartolucci, il tiro, Monica Brewster, tiro centrale. Allora può ripartire il Brizen con Neder, Dunvalder, Maurberger, Eder, Maurberger, torna Eder, ancora Maurberger, Eder, Durvalter riesce a conquistare il pallone e a segnare il nuovo più 5, 13-18. Durvalter, l'errore in fase di rimessa in gioco e già la Babbo non perdona. 13-19. Già la Babbo realizza il più 6. Cipolloni, Velieri, Cipolloni, Sara Bartolucci, tornata Ciattaglia, finta e tiro, Monica Brewster con le mani riesce a intuire e allora può ripartire la squadra ospite. Maurberger, il passaggio per Norddufter, la palla finisce fuori. Possesso della Santarelli. Bartolucci per Velieri. Velieri tiene palla. Cipolloni in palleggio. Prova a fare da sola e si guadagna il 9 metri. Cipolloni. Bartolucci si coordina, prova il tiro e commette fallo. E quindi si riparte con il possesso del Brizen. Eder, Babbo, Eder fa tutto da sola, ma c'è un altro sfondo e allora riparte ancora la Santarelli. Battenti, Cipolloni, Velieri, Chiara Bartolucci, Velieri, passaggio per Cipolloni. C'è il fallo da 7 metri su Cristina Lenardon e allora penalty per la squadra cingolana.
cambio del portiere. Bernalter contro Lenardon. E Lenardon non sbaglia. 14-19. Quinta rete per la numero 7, che ha 5 gol adesso dalla rete numero 100. Babbo, Eder, Norberger, Duftwardel, Norberger, Eder. Prova a sfondare, balaccia da Babbo. Che finta, ma c'è l'infrazione. E allora può ripartire la Santarelli. Il commissario ferma il gioco perché chiede un provvedimento nei confronti dell'allenatore. Ma che c'è fermo contro piede? Del Bressanone, che viene ammonito. Quindi ammonito Nössing a 5 minuti e 17. Palla in possesso della Santarelli. Riparte da Cipolloni. Velieri, ancora Cipolloni. Velieri. Cipolloni. Sara Bartolucci, ancora per Sofia Cipolloni. Si guadagna il fallo, invece no, non per il direttore di gara, adesso sì. Però fallo in favore del Brizen. Fase un po' confusa della gara. Eder. Norberger. È restata a terra già da Babbo e i direttori di gara fermano il gioco. Si può ripartire con il possesso del Brizen. 14-19 a a 5 minuti dall'inizio del 6 minuti anzi dall'inizio del secondo tempo. Babbo, fallo, un altro sfondo. Allora riparte la Santarelli. Sara Bartolucci non riesce a recuperare il pallone e quindi rimessa laterale. Durvalder, Eder, Babbo, finta, torna da Maurberger, Nutvarter, passaggio dall'altra parte per Eder che ha cambiato posizione dal terzino a ala. Babbo si riposiziona ala. Eder, Maurberger sbaglia il controllo ma la palla rimane lì e poi un passaggio sbagliato, può ripartire la Santarelli con Lenardon. Lenardon torna indietro dove c'è Sara Bartolucci. Velieri prova a sfondare, torna da Sofia Cipolloni che tira e segna il meno 4. Gol di Sofia Cipolloni, 15-19. Riparte il Brizen con Eder. Durvalder. Eder. Maurberger. Eder. Ancora Eder, prova fare da sola il passaggio per Vicoler che segna il 20° gol del Brizen, più 5 ribadito da Vicoler, pivot della squadra Alto Atesina. Riparte la Santarelli in attacco. Velieri, Cipolloni, Sara Bartolucci, Cipolloni, Velieri, ancora per Cipolloni, Sara Bartolucci, Cipolloni, Velieri, Sara Bartolucci, prova a sfondare, sbagliato il passaggio, quindi può ripartire Brizen subito in profondità dove c'è Nutwalter, ma la palla finisce a battenti. Sara Bartolucci dall'altra parte, il passaggio per Lenardon sbagliato, fase confusa. Babbo tutta sola, grande parata di Ilenia Battenti, dice no a Giada Babbo, un'altra grande parata da parte della Sara Cinesca della Santarelli che oggi sta giocando veramente una bellissima partita. Riparte la Santarelli con Velieri, Chiara Bartolucci, ancora Velieri, Torelli, Sara Bartolucci, Torelli, Velieri, uscita dal campo Sofia Cipolloni per Jessica Torelli, rientrata Sara Bartolucci, lascia Velieri, palleggio, torna da Sara Bartolucci, Chiara Bartolucci, scambio tra sorelle. Velieri, c'è il passivo per la Santarelli. Velieri dovrà tirare per evitare l'infrazione e la mette dentro. 16-20, gran gol di Roberta Velieri che riporta a meno 4 la squadra di casa.
Eder, Babbo, Eder, Norberger, Not Durster, Eder, Norberger, Eder, ancora Eder, fa tutto da sola, un rimbalzo di drop, la palla finisce alta, possesso della Santarelli, Battenti non sa a chi darla, allora gioca verso Ciattaglia, la prende Sara Bartolucci, Velieri, torna da Torelli, Torelli per Bartolucci, si coordina, è una finta, poi prova a passare per Renardon, c'è una deviazione e quindi è corner. Battuto subito Velieri per Torelli, Torelli va da Sara Bartolucci, Torelli, Velieri, ancora Torelli, va da Sara Bartolucci, Velieri, Renardon, Velieri, Sara Bartolucci, ancora per Velieri, passaggio per Sara Bartolucci è troppo lungo, allora riparte ancora Gingoli, Velieri, Bartolucci per Torelli, prova a sfondare, trova Chiara Ciattaglia, che gol, 17-20, meno 3 adesso della Santarelli, gran gol di Chiara Ciattaglia dall'ala, emula le gesta del fratello in Serie A Beretta maschile, dall'altra parte però c'è il 21esimo gol di Brizen segnato da Eder a 11 minuti dall'inizio del secondo tempo. Cingoli ha accorciato a meno 4. Riparte la Santarelli, caccia di un altro gol, Velieri fa tutto da sola e gli riesce molto bene, 18-21 Roberta Velieri, bella la sua partita finora. Riparte il Brizen sotto di 3 reti la Santarelli adesso. Ha recuperato dal più 5. Durvalder fa da sola. Vede Babbo che adesso gioca centrale. Durvalder. Maurberger finta. Rotella. Ma c'è un'infrazione giustamente per i passi. E allora riparte la Santarelli con Sara Bartolucci. Torelli. Per Velieri che non riesce ad afferrare la sfera. Peccato, poteva essere l'occasione del meno 2. Riparte già da Babbo. Per Eder. Prova a sfondare di prepotenza il passaggio per Vicoler. Che mette sul palo, ma c'è un fallo. La parte della Santarelli, quindi 7 metri. Andrà già da Babbo contro Ilenia Battenti. Si rinnova il duello. Ed è gol di Giada Babbo, 18-22. Più 4 ribadito dal Brizen, è sempre la sua marcatrice principe a segnare. Chiara Bartolucci dall'altra parte, Cingoli che adesso deve restare e reagire punto punto, evitando break che potrebbero essere fatali a questo punto della sfida. Torelli, Renardon. La palla è stata deviata da una giocatrice del Brizen, ma l'arbitro non l'ha visto. E quindi si riparte con il possesso del Brizen, con Giada Babbo, che riesce a segnare il più 5. Torna a più 5 il Brizen, ancora Giada Babbo, due gol consecutivi hanno riportato il Brizen in vantaggio di 5 reti a 13 minuti dall'inizio del secondo tempo. Torelli, Velieri. Torelli, va da Leonardon, posizione di pivot, Velieri, Chiara Bartolucci, per Velieri, Velieri torna da Chiara Bartolucci che si coordina e questa volta mette dentro il pallone del 19-23. Fermato il gioco perché la palla era stata rimessa in campo troppo velocemente e allora può ripartire il Brizen. Maurberger, Nuzwarfer, Eder, Babbo. Torna indietro da Durvalder. Eder, ancora Durvalder. Il palleggio. Lascia Maurberger, ma c'è un fallo del Brizen. Riparte la Santarelli. Sara Bartolucci subito per Leonardon in contropiede. Aspetta il ritorno delle compagne. Torna da Ciattaglia. Torelli. Velieri. Ancora Torelli. Sara Bartolucci. Torelli. Ancora fuori Brunella Iudica e Sofia Cipolloni. Velieri. Torelli. Sara Bartolucci.
Torelli, Roberta Velieri, torna da Sara Bartolucci, grande passaggio verso Chiara Giattaia, c'è il palo che gli dice di no, ma l'azione è stata bellissima da parte della Santarelli. Riparte il Britzen con Durwalder, finta di passaggio, prova a fare tutto da sola e riporta a più 5 la squadra ospite, 19-24. Due minuti per Chiara Giattaia, nel frattempo Durwalder ha riportato il Britzen sul 24-19. Si può riprendere il gioco, 14 minuti 24 secondi, Santarelli Cingoli 19, Britzen 24. Ricordiamo che Santarelli Cingoli e Britzen sono due delle tre squadre che hanno formazioni in, sia in Serie A Beretta che maschile, sia in quella femminile. L'altra è il Cassano Magnago. Torelli, Velieri, passaggio per Chiara Bartolucci, un pallonetto delizioso da parte della classe 2002, che segna così il 20-24. Grandissimo gol. Dall'altra parte Britzen risponde con Eder, guadagna il 9 metri. 20-24, la partita è viva. Nel frattempo viene fermato il tempo perché viene ammonito l'allenatore della Santarelli, Nico Nalla, su segnalazione del commissario. Si riparte, Eder, Babbo, Eder, Durwalder, Morberger, ancora per Durwalder, Eder, già da Babbo, Eder, fa da sola e riesce a riportare in più 5 la sfida, 20-25. Gol di Eder. Riparte la Santarelli, Leonardon, Torelli, Velieri, Torelli, ancora per Velieri, palleggia, vede Sara Bartolucci, finta di tiro, torna da Roberta Velieri, prova a scavalcare la difesa, non riesce, scambio tra le sorelle Bartolucci, Sara, va da Roberta Velieri, passaggio per Leonardon che prova il tiro, c'è Monica Brewster, attenta, riparte già da Babbo, Eder, ancora c'è da Babbo, passaggio per Eder e poi Durwalder, più 6 del Britzen, Durwalder, prova la fuga il Britzen, vediamo la Santarelli come risponderà, ancora 14 minuti al termine, anzi 13 e 30. Torelli, Velieri, ancora Torelli, Bartolucci, Torelli, Velieri. Il gol di Sara Bartolucci dalla distanza, 21-26. Bel gol da parte della numero 3. Dall'altra parte c'è il Britzen che attacca, Morberger, Durwalder prova a sfondare, il gol lo trova ed è ancora più 6 del Britzen con il gol di Durwalder. Sei le reti di svantaggio della Santarelli, che non molla comunque. Sara Bartolucci verso Torelli, trattenuta Berieri, Torelli, Sara Bartolucci aspetta, a terra Leonardon, ma si continua a giocare. Bartolucci, Ciattaglia, spinta del Britzen, ancora palla della Santarelli, Torelli, Velieri, torna da Torelli, ancora Roberta Velieri, va da Jessica Torelli, poi già Sara Bartolucci, Monica Brewster, ancora attenta, 21-27, 18 minuti. Entra in campo apposta di Brewster Pernalter,
Ora riparte la Santarelli. Il Briz, scusate, con Giada Babbo. Fa da sola. Gran tiro sul primo palo. 21-28, più 7, massimo vantaggio del Briz con Giada Babbo. E adesso arriva il time out chiamato da Nico Analla. Mirko, come commenti questa seconda frazione fino a questo momento? Il singolo era tornato sotto fino al meno 3, poi adesso in questi ultimi minuti però abbiamo visto il qualche errore di troppo e c'è stato il Brixen ha dilatato il vantaggio, soprattutto con una incontenibile Giada Babbo, autrice di ben 13 reti, quasi il 50% della sua squadra. Quindi adesso il vantaggio si è portato il Brixen su più 7. Vediamo se il Cingoli riuscirà a rientrare un po' in partita in questa seconda metà del secondo tempo. Grazie Mirko. Riprendiamo il gioco. 18 minuti 26 secondi dall'inizio della ripresa, il risultato vede la Santarelli Cingoli in svantaggio per 21 reti a 28. In questo momento il Brixen sarebbe terzo in classifica e affronterebbe in semifinale l'Oderzo. Intanto il gran gol di Jessica Torelli vale il 22-28. D'altra parte la palla arriva al pivot e si guadagna il 9 metri. Vigoler va al batter ed Eder Maurberger. Maurberger torna da Eder. Eder il passaggio per Vigoler, battenti, dice di no. Ha fatto bene questo time out alla Santarelli. Allora Sara Bartolucci. Passaggio per Lenardon, Lenardon verso Ciattaia, meno 5, Cingoli dice ancora, non molla, 23-28. Chiara Ciattaia, un altro suo gran gol dall'ala. Babbo, il passaggio per Eder, resiste la difesa a 9 metri in favore del Brixen. Vigoler, Eder, Maurberger, Nutworfer, Maurberger, passaggio verso Vigoler, non arriva, allora la Santarelli continua ad attaccare. Sara Bartolucci, Torelli, Velieri, ancora per Torelli. Torelli va da Sara Bartolucci che viene fermata da Urwalder e allora riparte il 9 metri per la squadra ospite, per la squadra locale. Torelli, Sara Bartolucci. Rientra Brunella Judica al posto di Chiara Bartolucci. Torelli, Velieri, Judica, Velieri, Torelli, Sara Bartolucci, Torelli, ancora per Sara Bartolucci in palleggio, torna da Velieri, Velieri fa la finta, vede Torelli che da posizione di terzino si guadagna un importantissimo 7 metri, importantissimo questo 7 metri. Cingoli che dopo il time out ha mostrato grande determinazione. E adesso 7 metri per Cristina Lenardon. Il gol di Cristina Lenardon, 24-28, 96 in stagione. Mancano 10 minuti adesso alla fine di questa partita. Cingoli si è riportata a meno 4. Eder Dunwafter. Eder va da Vigoler che sbaglia il controllo e quindi fallo. Può ripartire la Santarelli, combattenti verso Torelli. Velieri, Velieri prova in velocità, poi Torelli tira e la palla finisce alta. Peccato, era una bella azione questa. Si resta sul 24-28. Eder Babbo
Babbo fa tutto da sola. Gran gol di Giada Babbo, difesa un po' dormiente da parte della squadra cingolana. 24-29, 14esimo gol della gara per Giada Babbo. Torelli, Velieri, Torelli, sarà Bartolucci, Torelli, ancora Bartolucci, Velieri, prova a coordinarsi, vede sarà Bartolucci, lascia a Torelli, ancora afferrata ed è 9 metri in favore della Santarelli, meno 5, 8 minuti dalla fine, si ribatte il 9 metri, sarà Bartolucci, Torelli, Bartolucci, ci attaglia, passaggio per Bartolucci e la palla entra con una deviazione. Sara Bartolucci fa il gol numero 25 per la Santarelli, aiutata da una deviazione. Torna a meno 4 adesso la squadra di casa e viene chiamato un time out da parte del tecnico ospite, ovvero Nössing. Mirko, dopo il time out c'è stata una bella reazione da parte della Santarelli. Sì, adesso il divario si è un po' assottigliato, sempre siamo al meno 4, c'è stata una rimonta di tre reti dal meno 7, dal 28-21 del time out, siamo al 29-25, adesso è rientrata un pochettino in partita al singolo, gli ultimi 7 minuti e mezzo, vediamo cosa succederà, sperando che il Cingoli riesca a tenere e a rientrare ancora più in partita in questi ultimi minuti. Si riparte con un possesso offensivo da parte delle ospiti, andrà a battere Eder Durnwalder, Eder Durnwalder, ancora per Eder in centrale Norberger per Eder, Eder prova a sfondare, non ci riesce, allora va da Giada Babbo, una grande finta di Giada Babbo che manda in bambola la difesa. Brunella giudica, 2 minuti, dovrà stare in panchina, sospensione per la numero 24 della Santarelli. Si riparte con 9 metri di Vicoler, Babbo, Eder Durnwalder, Eder Babbo, Maurberger, Babbo che adesso è centrale, Eder ancora per Giada Babbo, va verso Maurberger, sbaglia il controllo Dufter e allora può ripartire la Santarelli con Velieri. Velieri in possesso verso Torelli, Torelli per Sara Bartolucci, palleggio e poi viene atterrata a 9 metri, resta a terra la giocatrice numero 3. C'è stato un brutto fallo del numero 8 Eder su Sara Bartolucci, che però si è rialzata prontamente. Cingoli ancora in attacco adesso con Torelli, Velieri, Cingoli che è in inferiorità numerica per l'esclusione temporanea di Brunella Judica, ancora Torelli a cui sfugge la palla che... E poi c'è il tiro sotto mano, ma para il portiere il tiro era stato della Valieri. Adesso riparte il Bressanone. Grazie Mirko. Riparte Bressanone con Babbo, Eder, Durnwalder, ancora Durnwalder verso Eder. Eder, grande la respinta da parte di Chiara Giattaglia, passaggio verso Giada Babbo che segna il gol del più 5, torna
ma più 5 la squadra ospite. È sempre Giada Babbo a segnare e arriva il gol numero 15 per lei. Bartolucci, Torelli, Delieri, Torelli sbaglia e allora riparte il Britzen in profondità. Eder riceve palla, più 6, 25-31 a 5 minuti dalla fine. Potrebbe essere l'allungo decisivo, ma ci sono ancora 5 minuti e in questa partita la Santarelli ha dimostrato che non sta mollando. Può succedere di tutto. Sala Bartolucci, Torelli, Velieri, torna la Sala Bartolucci per Torelli, Velieri, finta, deve tornare indietro, torna da Torelli per Sala Bartolucci, finta, Velieri, giudica Torelli, il tiro, Velieri, scusate, tiro sul palo di Roberta Velieri. Può ripartire il Britzen che adesso ha un attacco molto importante nell'economia della gara. Eder, Durwalder, Maurberger, Durwalder, torna ad Eder, Durwalder, Maurberger, Durwalder, Babbo, Eder, Not Dufter, fa sfondamento e allora riparte la Santarelli. Anche questa è una palla importante per la squadra di casa. Torelli, gran passaggio per Velieri che non perdona e mette dentro il 26-31. Roberta Velieri riporta da Santarelli a meno 5. 3 minuti e 20 secondi. C'è Cristina Lenardon che sta incitando le sue compagne di squadra. Durwalder, Eder, ancora Durwalder, Eder, il tiro, il gol di Eder, 26-32, più 6, ribadito da Eder. Ancora Santarelli in avanti con Gian Bartolomei, entrata al posto di Jessica Torelli. Velieri, Gian Bartolomei, Velieri, sarà Bartolucci, va verso Velieri ma la palla finisce lunga e probabilmente con questo pallone si infrangono le speranze della Santarelli. 26-32 a 3 minuti e 30. Maurberger, Durwalder, Eder, Durwalder, Maurberger, Durwalder, Maurberger, sbaglia il passaggio Maurberger e allora può ripartire la Santarelli sotto di 6 a quasi 2 minuti dalla fine. Sala Bartolucci, Gian Bartolomei prende campo, il passaggio per Sala Bartolucci, resiste Gian Bartolomei per Judica, ancora per Gian Bartolomei, torna da Sala Bartolucci che controlla Gian Bartolomei, Velieri, ancora Gian Bartolomei, torna da Sala Bartolucci, Gian Bartolomei, Bartolucci, passaggio per Lenardon che è stata trattenuta, quindi 9 metri in favore della Santarelli. Prova a battere velocemente Cristina Lenardon, l'arbitro fa ripartire. E quindi ultimo time out chiesto da mister Nico Nalla. 26-32 quando mancano 1 minuto e 34 secondi alla fine di questa partita. Gian Bartolomei, Bartolucci, riparte il gioco a pochi minuti, pochi istanti dalla fine, con Velieri,
fa da sola e c'è il palo, si guadagna un 7 metri che andrà a battere presumibilmente Cristina Lenardon contro Monica Pruster, uno degli ultimi incroci della loro carriera. Il gol di Cristina Lenardon, 27-32, settimo gol personale in questa partita, chiude nel migliore dei modi la sua carriera qui al Palaquaresima. Durvalder verso la numero 38, Rabanzer. Durvalder verso Rabanzer, tiro di Rabanzer, 27-33. Ultima azione probabilmente per la Santarelli. Velieri, passaggio per Lenardon che fa invasione. Ultima adesso chance per Britzen per chiudere la partita sul più 7. Rabanzer, probabilmente Durvalder, Rabanzer, Durvalder, Rabanzer verso la numero 7, che non ha il numero, è Gutwenger. Finisce qui l'incontro, 27-33 qui al Palaquaresima, tra una bella partita tutto sommato, con Cingoli che ha cercato di rimanere in partita fino alla fine, ma purtroppo non è riuscita nell'intento. Tutto sommato un ottimo incontro tra queste due squadre, e adesso ci sarà spazio per un omaggio da parte della squadra della Santarelli Cingoli per la sua capitana, perché oggi ha vestito i galloni del capitano, Cristina Lenardon. Alcuni attimi e poi ci sarà questa speciale, diciamo, passerella in favore di Cristina Lenardon con la squadra ospite che abbandona il campo. Certo, sarebbe stato bello se anche le ospiti avessero omaggiato la numero 7 del Cingoli. Ed eccoci. Duecentoventunesima partita per Cristina Lenardon nelle fila della Santarelli Cingoli, 97 gol in questa stagione su 90 su 21 presenze. L'applauso delle compagne di squadra che omaggiano la numero 7. Ultimo e dal Palaquaresima in Cingoli è tutto. Santarelli Cingoli 27, Britzen 33. Finisce qui l'avventura della squadra della Santarelli Cingoli qui a Cingoli. Ci saranno altre due partite prima del finale di stagione, partite ininfluenti perché tra squadre retrocesse, ovvero contro Nuoro e contro Cellini Padova. Un caro saluto a voi amici di LM Sports da Giacomo Rasselli, grazie a Mirko Mazzieri per il commento tecnico, ci risentiamo per i prossimi appuntamenti della Santarelli Cingoli qui al Palaquaresima.